Allora, sì, ragazzi, è successo. È successo che il Lenovo ThinkPad X230 è andato in pensione. Oddio, allora, fatto sta che chi è veterano di questo canale si ricorderà sicuramente di quel computer che io ho acquistato 3 o forse 4 anni fa in ambito lavorativo, ma non solo, anche perché poi mi è servito comunque per fare anche altri usi di quel PC. L'ho pensionato, ma sotto a qualche aspetto, ma sotto altri aspetti, comunque lui rimane in campo. Allora, ragazzi, le chiacchiere stanno a zero. Facciamo partire la sigla, quindi mi tiro la sigla e noi ci vediamo subito dopo di lei perché vi spiego un po' questa cosa del mio vecchio computer e del perché l'ho messo un po' a parcheggio, o perlomeno solo in ambito lavorativo. Quindi, sigla. Allora, rieccomi qua. Vi spiego subito, ragazzi, vi spiego subito. Allora, il Lenovo ThinkPad X230, sì, un buon computer, buone caratteristiche, si comporta bene. Gli ho installato anche Windows 11 Pro forzatamente, anche perché poi sono andato a modificare il registro di sistema per farlo installare, ma questi sono dettagli, nulla di particolare, vi ho portato anche una guida al riguardo, ma per quanto riguarda questo canale e l'editing dei video, ragazzi, perché editare video con quel Lenovo ThinkPad X230, ragazzi, io non ci stavo capendo più nulla. Anche perché editare video con questo PC, ovvero il Lenovo ThinkPad X230, delirio totale. Quando dico delirio totale, fidatevi delle mie parole, perché solo aprire Adobe Premiere e vedersi spuntare l'errore della scheda grafica integrata Intel HD 4000 che non era compatibile, già da quando ho iniziato a editare con questo portatile ho detto ok, qui comincia il delirio puro. E difatti così è stato, ragazzi, così è stato, perché solo quando stavo sulla timeline, stando su quella timeline, il video si bloccava, l'audio andava per i fatti suoi, quindi non sapevo mai quando venisse una scena né prima né dopo, dove inserire una certa clip video. Quindi, ragazzi, solo per quanto riguarda questo aspetto qui, il Lenovo ThinkPad X230 lui rimane parcheggiato sotto quest'ambito, ma fatto sta che io comunque lo utilizzo in ambito lavorativo. Ma se mi avete seguito in queste settimane qui sul canale, sapete sicuramente che da un unboxing precedente io avevo preso un altro computer ed è un computer di casa MSI. E qui, ragazzi, beh, qui questo computer mi ha salvato l'editing dei video. Allora, facciamo alcune differenze. Quando editavo con il Lenovo ThinkPad X230, anche l'esportazione, se mi andava bene, l'esportazione di un video di 9 giga 4K a 30 frame per secondo di circa 10-11 minuti come mio solito, mi andava bene, ma se no dovevo starci tutta la notte a far fare l'esportazione di quel video e poi dopo, il giorno dopo, caricarlo qui sul canale. Non era il caso di fare una cosa del genere. Non ho editato anche molti video, ok, però non riuscivo, ragazzi, non resistevo più a questa cosa. Quindi quelli che fanno editing video mi capiscono perfettamente. Allora, ritornando all'MSI, un computer, ragazzi, che io quando l'ho preso, ma l'ho preso anche per alcune delle sue particolarità, ma l'ho preso anche per le caratteristiche che ha proprio per quanto riguarda l'editing video. Ma a questo magari ci arriviamo dopo. Allora, questo computer, voi sapete che io quando tengo un dispositivo, io vado a guardare i particolari perché sono quelli che a me prendono i particolari di un dispositivo. Partiamo da uno dei tanti. Scocca posteriore del display, ovvero quella esterna, il logo di MSI stampato su colore nero, un perfetto contrasto tra il rosso e il nero. E questo è uno dei primi particolari che ha colpito l'occhio, ragazzi. L'altra cosa è la scritta MSI stampata centrale in basso sulla cornice del display. Quindi tutti questi particolari a me, lo sapete, mi fanno brillare gli occhi. L'altro particolare
che mi è piaciuto è il pulsante d'accensione, ragazzi. Il pulsante d'accensione che scende giù tipo dall'angolo in alto a destra, come se fosse tipo una lancia. Carino, ragazzi, veramente carino. Anzi, io oserei dire fantastico. Poi, la cosa più particolare di questo computer, ragazzi, è la tastiera. La tastiera che si illumina di rosso. Si illumina di rosso. Io l'avrei preferita RGB, così almeno potevo variare anche i colori di quella tastiera. Però a me piace tanto e aiuta anche tanto a scrivere nel buio. Quindi una tastiera che si illumina di rosso ha il suo particolare e ha il suo perché, e fa la sua sporca figura, ragazzi. Credetemi, ma avere una tastiera che si illumina sul computer durante le ore notturne, anche per scrivere un semplice ciao, anche per scrivere un piccolo testo, aiuta veramente molto. Poi abbiamo anche un touchpad molto generoso con cui editare, spostarmi nella timeline. È veramente un piacere, ragazzi, veramente un piacere. Ritornando a noi, questo computer, beh, la differenza si vede, ragazzi, la netta differenza si vede, perché già quando apro Adobe Premiere, ragazzi, non compare più il messaggio d'errore. Dopo qualche secondo mi ritrovo già nella schermata di Premiere e sono già pronto a editare i miei video nella timeline. Ragazzi, una cosa fantastica, audio e video si muovono sincronizzati, quindi non ho più problema che l'audio cammina, il video si blocca. No, ragazzi, riesco a editare perfettamente i miei video con questo portatile. Ma la cosa bella è l'esportazione dei video, perché l'esportazione dei video, con quelli che erano dalle 2 ore, se mi andavano bene con il mio ThinkPad X230 di Lenovo, ragazzi, qui lo stesso video della stessa portata 4K 30 frame per secondo, più o meno 9 giga, 10-11 minuti, ragazzi, meno di 20 minuti, forse neanche ci arriva a 20 minuti, il video esportato è pronto per essere caricato qui sul canale. Devo dire che questo portatile mi ha salvato l'editing dei video. E non è da poco, ragazzi, non è da poco, perché, ripeto, chi fa editing questa cosa la può capire perfettamente. Poi vabbè, al di là di tutte le altre cose che ha questo computer, ci sono le caratteristiche che muovono questo computer, che muovono tutto questo, e sono delle caratteristiche, ragazzi, veramente niente male. A parte il Windows 11 Pro con licenza e tutt'altro mondo. Ma arriviamo alle caratteristiche, ragazzi. Caratteristiche: abbiamo un processore Intel i7 octa-core di 11ª generazione, 11.8, da 2,3 GHz, accompagnato da 8 GB di RAM DDR4 e memoria da 512 GB SSD. Ma la scheda grafica che muove tutto, ragazzi, udite udite, è la Nvidia GeForce RTX 3050 Ti da 4 GB dedicata. Quindi, ragazzi, anche solo sentire il nome della scheda video, perché è una delle più gettonate in ambito soprattutto gaming, per chi ci fa gaming, perché questo è un computer con cui posso sfruttarlo e fare gaming, ma io principalmente l'ho preso per fare editing dei video, perché gaming sarà proprio una vita che non lo faccio più. Però, ragazzi, credetemi, questo computer mi ha salvato l'editing. E poi devo dire che è veramente fantastico. Vabbè, poi al di là di tutti i connettori che ha il computer, non sono tanti, ma sono il giusto. Parte posteriore abbiamo l'unico ingresso HDMI, parte laterale sinistra abbiamo il LED di stato dell'hard disk, una porta USB e il connettore proprietario per l'alimentatore. Mentre invece parte laterale destra abbiamo il connettore Ethernet, abbiamo un ingresso Thunderbolt USB-C, perché è anche un Thunderbolt, poi abbiamo due ingressi USB 3.0 e due jack da 3,5 mm, uno per il microfono e l'altro per le cuffie. Ma vabbè, chi è che li mette più? Tanto io utilizzo le mie amatissime cuffie, quelle che già conoscete, vi ho portato il video anche qui sul canale, ve lo lascio qui da qualche parte. Insomma, ragazzi, ho fatto un acquisto generoso
e devo dire che questo acquisto generoso ne vale veramente la pena farlo per chi fa editing, per chi fa gaming, ma credetemi, ne vale tutti i soldi spesi, che poi tra l'altro io l'ho preso anche in offerta perché costava un patrimonio, ma poi fortunatamente l'ho comprato ovviamente in negozio fisico, perché su Amazon o altri store non l'ho trovato, e l'ho pagato al di sotto dei 1000 euro, ragazzi, e ne vale tutta la spesa fatta. Allora, vi dico solo che di MSI, adesso ricordarmi il codice modello del computer è un po' difficile perché è una sigla stratosferica, ma vi lascio il link qua in basso in descrizione in modo che voi possiate vedere tutte le caratteristiche di questo computer e tutto quello che vi serve sapere. Quindi, questo computer mi ha salvato l'editing dei video del canale. Allora, io non vi ho detto tutto, è stata solo una chiacchierata su di questo computer, magari in futuro arriverà un video un pochino più dettagliato rispetto a questo qui. Nulla di particolare, quindi questo qui è stata solo una video chiacchierata con voi per parlarvi di perché ho cambiato computer, quali erano i problemi dell'altro, quali erano i benefici di questo nuovo acquisto. Insomma, ragazzi, nulla di particolare. Ho voluto fare questa video chiacchierata con voi e sul mio nuovo acquisto e di come mi sto trovando. Allora, io veramente ho finito qua il video. Se questo computer di MSI vi è piaciuto, come sempre io vi lascio il link qua in basso in descrizione e vi lascio il link magari di qualche store, perché ripeto, io l'ho acquistato direttamente in negozio fisico, ma online non lo so se riuscite a trovarlo, se non il sito MSI ufficiale, ma comunque vi lascio il link qua in basso in descrizione per andarvi a leggere tutte le caratteristiche. E oltre a questo, fatemi sapere la vostra qua in basso nei commenti, cosa ne pensate del mio nuovo computer, cosa vi piace, se lo prendereste. Insomma, ragazzi, ditemi la vostra qua in basso nei commenti. E qualora questo video vi fosse piaciuto, lasciate tutti i vostri pollicioni su, e se ancora non lo avete fatto, attivate la campanellina delle notifiche per rimanere aggiornati sui miei prossimi video in uscita. Dopo la campanella, dopo aver attivato le notifiche, iscrivetevi al canale, perché ci sono molti che guardano i video ma non si iscrivono al canale, quindi premete quel pulsante, sfondatelo, iscrivetevi, vi aspetto. Dopo l'iscrizione, ragazzi, condividete anche questi video perché aiutate veramente molto il canale a crescere, e mi trovate anche su Instagram, @mythicalsnake, ve lo ricorda il banner, ma trovate anche il link qua in basso in descrizione per tutti i miei social, ma quello principale è Instagram, ricordatelo. E noi ci vediamo sempre qui sul mio canale con un prossimo video. Adesso io stacco questo video, vado sul mio MSI, vado a editarlo e niente, raga, ci vediamo qui sul mio canale con un prossimo video. Vi aspetto, ciao.